Ora siamo in piazza León vicino alla cattedrale e questo è un mega palazzo bellissimo, affiancato da un altro palazzo, bello. Non so cosa sono sti palazzi, mo? Andiamo a vedere, lo vediamo. León, hola! León dice in centro. Bella León, eh? La ricerca. E stiamo arrivando alla cattedrale. Poi ci beviamo una cerveza e ce ne partiamo. E qua siamo in ritardo con la tabella di marcia. Bella, ma che bella. Guarda che bella. Questa è la cattedrale. Bella. E sta chiusa. Ecco, come sempre, io becco tutto chiuso. Ma che becco tutto chiuso io. No, adesso vedo che troverò una via aperta. Bella comunque, eh? Piccola piazza. I pellegrini. La cattedrale di León. Bella. Andiamo a vedere il resto della cattedrale di León. Vediamo qua, questo bello sto posto, ma riusciremo a entrare alla cattedrale? No. Ecco la piazza. Eccoci che siamo arrivati in un albergo pellegrino, non so dove, non chiedetemi, sono talmente stanco che non so manco dove sono. La bicicletta ha cambiato assetto, come potete vedere le ciabatte sono meglio così per un discorso di borse che si stavano spaccando. In più, perché non ero contento, ho comprato un'altra borsa e quindi davanti è diventata ancora più massiccia, ma non è aumentato il peso. Lì dentro c'è la telecamera che mi serve proprio per avere la comodità per tirarla fuori e tirarla dentro. Andiamo a vedere questo albergo pellegrino. Ma che bello! Bello questo albergo pellegrino. Bello, bello, bello. Macchina per massaggiare i piedi, dopo la voglio provare, veramente. Voglio capire come diavolo funziona. Due euro. E dopo ci massaggiamo i piedi. Questo murales, che bello ragazzi, Alex?
ufficio. Identi quadis. Hola. Hola, 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 hola. Benvenuti. Gracias. Buen descanso. ¿Cuánto es? 5 euros. 200 euros. 200. Sí. Para mí. Para todos, 5. Para mí, 200. Aquí y no necesitas sacarlo. Y tú, aquí, pones por aquí. Por ejemplo, bello un po', lo passas qui. Bueno, ecco, stiamo per iniziare a berci una bottiglia di vino, il Peregrino. Questo è il vino del Peregrino. Non sapevo che il Peregrino bevesse il rosé. Pensavo che andava di vino rosso, quello bello tinto tinto. Invece il Peregrino è... Variedade de uva Prieto de Culo. Di dove? De León. De León. Bueno, bueno. Signori, dopo mille peripezie, finalmente arrivo a mangiare in un ristorante. Molto bello, mi piace il mio stile. Mi piacerebbe avere proprio una casa così. Che gli giri intorno dall'alto. Bello. Buono, devo dire buono. Questa è la mia cena. Ora la bottiglia è così, eh? Vediamo alla fine della cena. Vabbè, il vino del Peregrino va bevuto, ma tutto. Siamo ancora in questo ristorante, ormai diciamo benzinati, perché da solo tutto quel vino lì lo senti. Se te lo bevi tutto si è rovinato, quindi meglio non farlo e berlo domani, perché me lo porto via, è troppo buono. È incredibile, incredibile. Mi faceva notare l'amico francese che praticamente la vita è un equilibrio, come la bicicletta. Se guardi indietro vai per terra, se non guardi da nessuna parte fai così con la bicicletta. Devi guardare avanti, nella vita bisogna guardare avanti, allora tieni una certa velocità, una certa direzione e stai in equilibrio e quindi non succede nulla, cioè non ti fai male, non cadi per terra. Il bello di questo viaggio è proprio il fatto che incontri persone che ognuno di loro, ciao, buona serata, ognuno di loro ha una frase filosofica da darti, che tu non ci hai mai pensato, no? Però quando la frase filosofica è giusta, ne fai tesoro, la raccolti. Funziona sto vino Peregrino, eh? Ecco. Adios, Julia. Adios, grazie. Adios. Sto riprendendo l'ombra del suo cammino, cioè lui si è fotografato l'ombra, spettacolo. Comunque il personaggio filo che mi ha mandato questa frase filosofica è lui. Com'è che ti chiami? Federico. Federico, io Omar. Stasera abbiamo mangiato assieme, eccoci, abbiamo digerito e domani un altro giorno, così funziona, così funziona. Tu prendi, vai in giro, domani conosci una persona, poi ne conosci un'altra ancora. E come nella vita, solo che la vita dura una vita e il cammino di Santiago dura 30 giorni. Bello, proprio bello, è sto Peregrino. Vi posso garantire che è una delle vacanze più belle della mia vita. Però è inutile spiegarlo, dovete provarla e basta. Ve lo dice
il pellegrino. Signori, mi sto massaggiando le gambe, i piedi. A parte che vabbè, cioè io non cammino perché pedalo. Però è una figata lo stesso. È una figata lo stesso. Poi i miei piedi, uno lì dentro. Non si vede nulla. È una figata. Sei dovuto scendere a spingere qualche volta? Io di brutto. Qualche volta, diciamo parecchio. Anche mi di palla. Cioè, pendenze, capito, fuori dal normale, cioè, proprio da morire.